you and it feels like paradise. You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized. Se acelerando, amigo. Quindi direi proprio di iniziare, ed inizierei proprio con la prima lettera ai Corinti di San Paolo. Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, ma non ho amore, sono come un metallo che rimbomba, uno strumento che suona a vuoto. Se ho il dono di essere profeta e di conoscere tutti i misteri, se possiedo tutta la scienza e anche una fede da smuovere i monti, ma non ho amore, io non sono niente. Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho amore, non mi serve a nulla. Chi ama è paziente e generoso, chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera e dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia, la verità è sua gioia. Iniziamo il concerto con la canzone In Notte Placida, che ci riporta molto al tema natalizio. Il coro Goccia dopo Goccia vi presenta questa canzone in tre voci e alla fine due voci si rincorrono. Buon ascolto. Naturalmente i cori sono diretti dalla professoressa Patrizia Merciani. Thank you.
ci sono alcune cose che dovresti sapere. Io quando sono nato ero nero, quando prendo il sole sono nero, quando freddo sono nero, quando mi spavento sono nero e quando sarò morto sarò nero. Invece tu, uomo bianco, quando sei nato eri rosa, quando prendo il sole sei rosso, quando hai freddo sei blu, quando mi spavento sei giallo, quando ti ammali sei verde e quando sarai morto sarai grigio. E avresti ancora la sfacciataggine di chiamarti uomo di colore? Si fu di Leo.
Sono nato nudo, dice Dio, affinché tu sappia spogliarmi di te stesso. Sono nato povero, affinché tu possa considerarmi l'unica ricchezza. Sono nato in una stalla, affinché tu impari a santificare ogni ambiente. Sono nato debole, dice Dio, affinché tu non abbia mai paura di me. Sono nato per amore, affinché tu non dubiti mai del mio amore. Sono nato di notte, affinché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà. Sono nato per sole, dice Dio, affinché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. Sono nato uomo, affinché tu possa essere Dio. Sono nato per seminare, affinché tu sappia accettare le difficoltà. Sono nato nella semplicità, affinché tu smetta di essere complicato. Sono nato per la tua vita, dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre. Adesso aspettiamo due secondi, anche perché ci sarà un brano che eseguiranno i due gruppi, Goccia dopo Goccia e Ecos. Ecco, un applauso, stanno ristrangando Goccia dopo Goccia. E adesso vi diranno loro la canzone di cui parlavo. Allora a questo punto lo dico io, anzi non lo diciamo, è talmente famosa che lo scoprirete da solo.
con un applauso in uscita. Io mi sposto prontamente anche da questa parte, ho parlato da quell'altra parte, quindi penso adesso anche a voi. Adesso vi vorrei leggere un inno, l'inno alla vita. La vita è un'opportunità, cogliere. La vita è bellezza, ammira. La vita è beatitudine, assapora. La vita è un sogno, realizzalo. La vita è una sfida, affrontalo. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, gioca. La vita è una promessa, mantieni. La vita è dolore, supera. La vita è una canzone, canta. La vita è una lotta, accetta. La vita è un'avventura, sfidala. La vita è fortuna, creala. La vita è troppo preziosa, non distruggerla. La vita è vita, difendila. Inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta. Adesso abbiamo salutato il coro Voci Bianche di Voce Capococcia e accogliamo invece il coro giovanile dell'associazione Ludus in Favola, cioè Epos. Spero siano pronte, perché qualche bambina, vi svelo poi in retroscena, qualche bambina rientra anche sia nel coro Goccia dopo Goccia che nell'Etos, quindi dobbiamo dare qualche minutino per cambiare la mise. Quindi qualcuno ci aspetta, diventa difficile. Visto che ho qualche minuto, voglio ringraziarvi tutti per essere qui intervenuti questa sera e colgo l'occasione per augurare a tutti un sereno e felice Natale con i vostri cari, con le persone che amate, con tutti i colori che ci può dare il Natale, con tutte le gioie che ci dà questo Natale. Colgo anche l'occasione di ringraziare il Don, che ci ha accolto davvero a braccia aperte nella sua chiesa, nella sua bella chiesa. Noi ci siamo un po' intrufolati, abbiamo conquistato spazio, anche perché siamo di là in canonica, quindi ci siamo un po' accampati alla canonica, quindi chiediamo scusa e lo ringraziamo. E quindi, visto che non so che dire, al limite mi dico una barzelletta adesso, ma non credo che sia un posto idoneo. Va bene, ma lo devo dire. Quindi il coro giovanile Ethos.
Inizio, scritto dal poeta inglese William Chatterton Dix nel 1865. Il testo, del quale esistono diverse varianti, parla di Gesù neonato mentre dorme tra le braccia di Maria e viene visitato dai pastori e dai re magi. Accompagnati da Paolo Gibertini al basso e da Elisa D'Agnessa all'organo, a voi What Child Is This? Thank you.
origine afroamericana e il brano racconta, dice di andare alla montagna per dire che Gesù Cristo è nato. Noi vi procuriamo a tre voci, Go Tell It on the Monday. Ci resta l'ultimo segmento di questa di questo nostro spettacolo. Ma prima, un'altra piccola lettura. Quando ero piccolo e aspettavo il regalo di Gesù Bambino, recitata la preghiera della sera a cui avevo aggiunto in finale un promemoria dei desiderati giocattoli, mi addormentavo dolcemente, con l'ansia della sorpresa, aspettando il Natale. Adolescente, ho continuato a recitare la preghiera della sera e tenendo l'orecchio al silenzioso trafficare per sistemare i regali a fianco del presepe sotto l'albero, regali sperati e promessi a fronte di un mio buon comportamento, mi addormentavo fiducioso aspettando il Natale. Diventato grande, sostituita la preghiera serale, una interiore riflessione nella gioia della festa che il giorno dopo avrebbe caratterizzato il ritrovarsi in famiglia, mi addormentavo aspettando il Natale. Quando vestivo la divisa, viaggiando su più disparati mezzi per far ritorno a casa, attendendo con ansia il momento di riabbracciare familiari ed amici, mi addormentavo aspettando il Natale. Quando al mio fianco ho avuto la compagna scelta per la mia vita, dopo aver nascosto il regalo da lei inatteso, dato il bacio della buonanotte a lei che già dormiva, mi addormentavo aspettando il Natale. Gli anni sono passati, sono rimasti questi bei ricordi, di volti sereni ed allegri, di persone care e presenti. I regali hanno solo il valore di un ricordo per far sentire che sei vicino a qualcuno. Ma l'ansia del domani mi assale e con gli occhi lucidi mi addormento, aspettando il Natale.
Ed anche domani, come sempre, sarà Natale. Ma che Natale sarà? Questo è il dubbio, aspettando Natale. A questo punto mi svesto un po' da presentatore e, come avete visto, ho anch'io la mia divisa da corista. Quindi, se tutto è pronto, adesso entra il incantante, anzi entrerà fra un po', anche perché anche qui, naturalmente, rispetto alla fascia di età, ci sono delle ragazze che, oltre ad essere nell'ethos coro giovanile, fanno parte anche dell'incantante, che è il coro senior, se così lo possiamo definire, dove anch'io mi fregio di far parte nella categoria dei tenori. Noi vi proporremo sei pezzi, tra i più conosciuti, ed anche ci saranno dei pezzi sacri che ci faranno pensare, oltre che gioire, come molti dei canti natalizi di oggi. Comunque mi sembra che i miei compagni di viaggio siano tutti posizionati, quindi spengo il microfono e mi accingo anch'io a cantare. Grazie.
Il brano che vi presentiamo ora è sicuramente il più classico tra i canti natalizi italiani. Composto a metà del 1700 da Sant'Alfonso Maria di Tuori, ha accompagnato il Natale dell'infanzia di tanti di noi. Il coro incantante ve lo propone rielaborato in modo polifonico, con armonie moderne ma fortemente ancorate alla tradizione. Per voi, Tu scendi dalle stelle. Arrivarono dove era il bambino, con sua madre Giuseppe. Maria aveva tra le braccia il bambino e sorrideva vedendo la generosità di chi offriva cacio, lana o qualche frutto. Scorse il pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di avvicinarsi. Lui si fece avanti imbarazzato. Maria
per avere libere le mani e ricevere i doni dei pastori, depose dolcemente il bambino tra le braccia del pastore, che era a mani vuote. Il Signore che nasce possa colmare tutta la nostra vita per farci portatori di un dono sempre nuovo, il più bello di tutti. Ascolterete ora O Sacrum Convivium, è un antico testo latino in onore del Santissimo. Si dice attribuito a San Tommaso d'Aquino. È stato anche incluso come antifona nel Magnificat per la festa del Corpus Domini. Di Luigi Molfino, O Sacrum Convivium.
Il prossimo brano sarà Ottannenbaum, un canto popolare natalizio tedesco scritto tra il XVI e il XVII secolo. La canzone è un inno all'abete, di cui si loda il suo stato di sempre verde. L'abete, verde anche sotto la neve, sta proprio a significare la vita che continua. Buon ascolto. Senza volerlo ho fatto soffrire, e quelli che senza volerlo mi hanno fatto soffrire, quelli che conosco profondamente e quelli che conosco appena, quelli che mi devono poco e quelli ai quali devo molto, i miei amici semplici e i miei amici importanti, i nomi di tutti quanti sono passati nella mia vita, un albero con radici molto profonde, perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore. Un albero dai rami molto grandi, perché i nuovi nomi venuti da tutto il mondo si uniscano ai già esistenti. Un albero con un'ombra molto gradevole, affinché la nostra amicizia sia un momento di riposo durante le lotte della vita.
In questa canzone dei toni rauchi, moderni e toccanti, risuonano dentro di noi allegria e speranza. Il suo testo è un inno alle bellezze del mondo, alle diversità di culture, ad aspettare un futuro senza paura, ma con gioia e amore. L'ha cantata Louis Armstrong, con quel suo faccione buono, con quella voce che due generazioni non possono dimenticare. Va bene ascoltarla oggi, ed anche per questo noi ve la proponiamo. Coro Goccia dopo Goccia, Coro Incantate e Coro Ethos presentano What a Wonderful World. Obiettivo per il futuro, diciamo così, lo voglio chiamare così, perché secondo me fare musica, ripeto, io sono di parte, e creare anche la sensibilità nella vita in generale, non solo del cantare. Vorrei un ringraziamento speciale a Don Gianluca, perché è una persona meravigliosa, io ho avuto il piacere di conoscerlo. Scommetto che molti di voi sono passati davanti a questa chiesa 10.000 volte e non siete mai entrati. Ecco, allora la Madonna vi ha fatto questo regalo questa sera, vi ha fatto vedere questa sua casa, che è molto bella, tra le altre cose. È molto bella perché
immagine, tra l'altro è uno dei pezzi di storia dell'arte più preziosi che abbiamo in Liguria, perché è di Pietro Lorenzetti, scuola senese di Duccio di Buoninsegna, colui che è stato formato da Giotto, quindi andiamo indietro nel tempo, dono di un papa, la Bagnese, Innocenzo IV, al suo ponte. E quindi la titolazione è anche Madonna del Ponte, vuol dire Madonna della via, della strada, una custodia per tutti quelli che con le macchine vanno avanti e indietro, e la Madonna da qui sempre benedice e protegge. E poi cosa vi devo dire? Vi devo dire che ci avete fatto passare un'ora piacevole e che dietro un coro c'è, intanto ci sono tante tante ore, e poi c'è anche tanta tanta vita, perché fare coro non è soltanto ascoltare, ma è entrare in armonia con le persone, con la natura, con noi stessi, con Dio, con gli altri, ed è una cosa bellissima, anzi il futuro del mondo è fare coro, altrimenti poi si resta solo, ma quando uno canta da solo è a rischio di stonatura, invece il coro, comunque, se uno va sottovoce c'è l'altro che lo spinge. Quindi buon Natale! Canzone conosciutissima da tutti i tre cori, Incantarte, Ethos e Goccia dopo Goccia, Jingle Bells. Grazie ancora e buon Natale a tutti.